Buonasera a tutti. Sabato scorso è stata la festa della Repubblica e ricordo anche il primo compleanno del governo da me presieduto. Il 1° giugno 2018, insieme a tutti i miei ministri, abbiamo prestato giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Ricordo quel momento, l'insediamento del mio governo è stato accompagnato da molto entusiasmo sincero da parte della gente comune soprattutto, e molto scetticismo da parte dei commentatori, degli opinionisti. Alcune volte questo scetticismo si è tradotto anche in notazioni critiche. Le notazioni critiche si sono appuntate soprattutto su due aspetti. Il primo, il fatto che avessimo deciso di porre a fondamento dell'azione di questo governo un contratto, un vero e proprio contratto. E il secondo, il fatto che nel ruolo di Presidente del Consiglio era stato investito il sottoscritto, non iscritto a nessun partito o movimento politico, non un esponente delle forze politiche di maggioranza, ma comunque una terza figura investita del compito di garanzia dell'attuazione del contratto e ovviamente di operare la necessaria sintesi politica. Confesso adesso, a distanza di un anno, che quanto al primo aspetto non mi sono mai preoccupato, perché ho sempre ritenuto che il contratto di governo fosse un elemento di forza di questo nascente governo. Cioè ho ritenuto, anche forte di altre esperienze maturate in altri ordinamenti giuridici, che sia la modalità, anzi più lineare, più trasparente per dar vita a un'esperienza di governo tra due distinte forze politiche che sono ispirate da principi differenti, che hanno dei contenuti programmatici diversi e, diciamolo anche, un contesto di riferimenti culturali, valoriali distinti. Quanto al secondo aspetto, riguardante il ruolo del Presidente, anche qui l'ho affrontato con relativa tranquillità e mi sono determinato ad accettare l'incarico perché, pur consapevole di essere privo di una forza politica, una mia propria forza politica di sostegno, ho ritenuto di poter attingere la mia forza politica, la mia legittimazione giuridica e istituzionale direttamente dall'articolo 95 della Costituzione e da tutte le prerogative ivi indicate che definiscono il ruolo e i poteri del Presidente del Consiglio. Mi piace ricordare a distanza di tempo anche le parole che ho declamato quando ho prestato quel giuramento nelle mani del Presidente Mattarella. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Non ho mai giurato altra fedeltà all'infuori di questa. Quel giuramento è stato e sarà sempre il faro della mia azione come Presidente del Consiglio. Sin dall'insediamento, lo ricordate tutti, abbiamo rivendicato questa formula di essere il governo del cambiamento. Questo perché il nostro governo, il mio governo, è nato dall'incontro di due forze politiche, entrambe consapevoli che il Paese avesse bisogno di un cambio di passo, entrambe convinte che occorresse con determinazione invertire gli indirizzi politici perseguiti dalle forze che avevano governato sino al giorno prima, che non erano state capaci di interpretare, di intercettare le stanze, i bisogni, le paure anche dei cittadini che con urgenza chiedevano un cambiamento autentico, una rivoluzione nel metodo, nei contenuti dell'azione politica. Nel corso di questo primo anno di legislatura, io l'ho riassunta con la formula fase 1 dell'azione di governo, siamo intervenuti prioritariamente per rispondere al bisogno di protezione sociale di ampie fasce della popolazione, quelle più duramente colpite dalla crisi economica decennale e quindi dalle connesse politiche di rigore che erano state attuate dai governi precedenti.
decreto legge dignità, reddito di cittadinanza, quota 100, ecco, nel loro complesso sono state delle misure che hanno realizzato nei nostri intendimenti un vero e proprio patto sociale, volto a reintegrare nel circuito sociale e economico gli esiliati, le persone, i cittadini smarriti, i cittadini sfiduciati. Al fondo di queste misure, di queste azioni, vi è la profonda convinzione che un paese non può avere un futuro di sviluppo se ampie fasce della sua popolazione rimangono ai margini del consorzio sociale, del consorzio economico. Siamo intervenuti per rispondere anche più efficacemente al bisogno di sicurezza diffusamente avvertito dalla popolazione, proteggendo i cittadini che vivono in aree meno protette e più esposte al rischio di criminalità, riordinando anche la regolamentazione riguardante la immigrazione irregolare, in modo da contrastare ancora più efficacemente la tratta criminale di esseri umani. Abbiamo adottato lo spazzacorrotti, introducendo una delle legislazioni più avanzate al mondo per contrastare episodi di corruzione e per rendere sempre più trasparente il finanziamento ai partiti. Abbiamo ancora modificato l'articolo 416 ter del codice penale, aggravando le pene e rinforzando ancor più la fattispecie del reato di scambio elettorale politico-mafioso. Abbiamo per la prima volta in Italia, pensate, varato un piano nazionale per mettere in sicurezza il nostro territorio e per contrastare i rischi di dissesto idrogeologico. Attenzione, non è questo un bilancio, però facciamo attenzione, questi provvedimenti non si accompagnano da soli una volta introdotti, vanno monitorati, vanno seguiti in fase attuativa. Faccio due esempi. Abbiamo promesso di evitare che il reddito di cittadinanza sia una misura meramente assistenziale o possa prestarsi a forme di abuso. Ebbene, dovremo accompagnare questa misura con costanti, con una forte campagna di controlli e vigilare affinché si realizzi efficacemente il circuito reddito di cittadinanza da un lato, formazione, lavoro dall'altro. Ma lo stesso vale anche per il decreto sicurezza. Dopo aver adottato una linea di rigore nei confronti della migrazione irregolare, dobbiamo incrementare gli interventi per offrire a quelli, ai migranti che legittimamente sono sul nostro territorio, più incisive politiche di integrazione. E dobbiamo altresì intensificare gli sforzi, attraverso soluzioni bilaterali ma anche europee, per rendere più efficaci i rimpatri di coloro che non hanno diritto di permanere sul nostro territorio. Abbiamo svolto, lo posso dire, un lavoro di squadra incredibile con i miei due vicepresidenti, con tutti i ministri, con tutti i segretari, sottosegretari, ma anche con i parlamentari di maggioranza, che voglio qui ringraziare perché spesso in contesti molto delicati hanno operato a sostegno del governo con grande competenza, con grande abnegazione. Anzi, io auspico un maggiore loro coinvolgimento in futuro nella interlocuzione con il governo, e questo non solo nei procedimenti legislativi, ma anche nelle diverse politiche di settore, avendo personalmente apprezzato in svariate occasioni la loro competenza professionale, la loro particolare passione civile. Questa esperienza di governo ha però dovuto convivere, lo sappiamo, soprattutto negli ultimi mesi, con varie consultazioni elettorali, locali e da ultimo anche europee. È stato un ciclo serrato di tornate elettorali che ci ha costretto a convivere con una campagna elettorale pressoché permanente. Ne ha risentito inevitabilmente il clima di coesione che ha sin qui caratterizzato le forze di governo. Io stesso, lo devo ammettere, avevo sottovalutato questo aspetto. In particolare la consultazione europea si è rivelata molto aspra e intensa, al punto che ha finito per accreditare l'immagine di uno stallo nell'azione di governo. Questa è una falsità, è un'immagine che non corrisponde alla realtà. Il governo ha sempre continuato a lavorare perché, conclusa la fase 1, si è avviata la fase 2, fortemente orientata agli investimenti, alla crescita, alla semplificazione normativa e burocratica. La fase 2 inaugura una stagione particolarmente intensa sul piano riformatore.
Abbiamo approvato un decreto legge in materia di semplificazioni, abbiamo varato numerosi disegni di legge delega riguardanti ampi settori dell'attuale legislazione, in particolare in materia di contratti pubblici, di revisione del codice civile, del codice del lavoro, di sostegno alle disabilità, con l'ambizione di realizzare una rivoluzione semplificatrice dell'intero quadro legislativo. Ricordo anche che presso il Ministero di Giustizia sono ormai pronti due disegni di legge volti a riformare rispettivamente il codice di procedura civile e il codice di procedura penale, perché vogliamo una giustizia sempre più rapida, sempre più vicina ai cittadini. Non solo. Attualmente sono all'attenzione del Parlamento per la loro conversione due decreti legge. Lo sapete, cronaca di questi giorni. Il decreto legge sblocca cantieri e il decreto legge crescita, che costituiscono, direi, due passaggi davvero determinanti per la realizzazione del contratto di governo. Siamo infatti fortemente orientati a rafforzare il piano di investimenti e a introdurre misure di sostegno a favore delle imprese e dell'occupazione. Stiamo lavorando per riammodernare il sistema infrastrutturale, favorendo il completamento delle opere pubbliche, con ricadute che auspichiamo possano essere significative per l'intero indotto e quindi produrre effetti virtuosi sull'occupazione. Abbiamo inoltre avviato vari contratti istituzionali di sviluppo per rilanciare la crescita economica e sociale delle zone più disagiate del Sud Italia. Il nostro cantiere riformatore è aperto, stiamo lavorando anche per attuare il progetto di autonomia differenziata per le ragioni che hanno fatto richiesta ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione. Io stesso intendo assicurare il massimo impulso all'istruttore in corso e allo scioglimento dei residui nodi politici, in modo da trasferire competenze legislative e amministrative alle regioni senza però pregiudicare la coesione sociale e territoriale dell'intera penisola, avendo cura di evitare che questo legittimo processo riformatore possa contribuire ad aggravare il divario tra il nord e il sud del nostro paese. Dobbiamo lavorare anche a una disciplina sul conflitto di interessi che sia realmente efficace. Il Paese l'attende da decenni. Dobbiamo evitare questo virus epidemico che incancrenisce il tessuto sociale, il tessuto produttivo del Paese. Dobbiamo poi realizzare una più organica riforma del fisco. Attenzione, io non la intendo limitata solo alla rimodulazione delle aliquote, ma la intendo estesa a una relazione più equa, più trasparente tra amministrazione finanziaria e contribuenti, è una giustizia tributaria più efficiente e rapida. Peraltro questa riforma va assolutamente accompagnata con strumenti di contrasto sempre più efficaci all'evasione. Dobbiamo intervenire per offrire un più incisivo sostegno alle famiglie che hanno persone con disabilità. 280 euro è una cifra davvero modesta per chi non ha redditi sufficienti. Dobbiamo inoltre offrire un più robusto sostegno economico alle famiglie con molti figli, con più figli, perché l'Italia rischia di diventare un paese per vecchi. Più in generale dobbiamo lavorare a una manovra economica che si preannuncia, diciamolo francamente, complessa, basata su una incisiva spending review, su una efficace rimodulazione del sistema di tax expenditures, avendo cura di non incrementare l'IVA. Saremo chiamati a operare scelte delicate che richiedono forte condivisione. Dovremo riuscire a perseguire una politica di segno espansivo, come sin qui abbiamo fatto, tenendo però in ordine i conti, perché l'equilibrio del quadro di finanza pubblica ci è imposto non tanto e solo dalle regole europee, che rimangono in vigore fino a quando non riusciremo a cambiarle, ma dal fatto che siamo costretti a finanziare il nostro debito sovrano sul mercato, per cui rimaniamo esposti alla fiducia degli investitori. E chi conosce i mercati sa che per preservare questa fiducia occorrono parole univoche e chiare da parte di tutti i componenti del governo e aggiungo anche
da parte degli esponenti parlamentari delle forze di maggioranza. Io stesso, insieme ai ministri competenti, sto lavorando ad alcuni progetti assolutamente strategici, se vogliamo disegnare e consegnare alle generazioni future un'Italia migliore. Ne cito alcuni di questi progetti a titolo meramente semplificativo. Un piano nazionale per potenziare la ricerca e l'intero sistema dell'innovazione. Stiamo programmando interventi per rafforzare il sistema scolastico e il sistema universitario. Dobbiamo completare il piano straordinario per valorizzare il turismo. Occorre anche completare il progetto di valorizzazione delle nostre ricchezze artistiche, dei nostri beni culturali. Un progetto ancora di valorizzazione della filiera agroalimentare. Dobbiamo incrementare l'orientamento dell'intero sistema produttivo verso un'economia circolare, in modo da rendere sempre più sostenibile nel tempo la nostra economia, favorendo la cultura del riciclo e abbandonando, dismettendo quella del rifiuto. Stiamo ultimando un articolato progetto di riforma delle varie iniziative di sostegno all'export. Anche questo lo sto seguendo personalmente, in modo che le nostre imprese che operano all'estero possano godere di efficaci prestazioni di consulenza, oltre che di adeguato sostegno finanziario e assicurativo. Ecco, sono alcune delle iniziative cui stiamo lavorando già da tempo, che richiedono però visione, coraggio, tempo. Impongono di uscire dagli schemi limitati delle campagne elettorali, dei proclami lanciati a mezzo stampa, per abbracciare la prospettiva di una programmazione strategica lungimirante. Siamo chiamati a disegnare il futuro del Paese, che è una cosa un po' diversa da soddisfare gli umori della piazza infotelematica, dal collezionare like nella moderna agora digitale. Analizziamo insieme la situazione in cui ci ritroviamo. La consultazione elettorale ha offerto un dato complessivo molto significativo. A distanza di quasi un anno dall'inizio del governo, i cittadini italiani confermano e anzi rafforzano, seppur di poco, la fiducia verso questa esperienza di governo. La distribuzione però del consenso all'interno delle forze di maggioranza si è notevolmente modificata. La Lega ha riscosso un successo molto significativo. Il Movimento 5 Stelle ne è uscito fortemente penalizzato dall'ultima competizione, quella europea. Trattandosi di una consultazione appunto europea mirata a eleggere parlamentari europei, non ha ricadute dirette nella distribuzione delle forze rappresentate in Parlamento, nel nostro Parlamento. Ma le forze politiche sono pur sempre comunità di donne, sono pur sempre comunità di uomini e quindi i risultati elettorali creano grande esaltazione ai vincitori e grande delusione negli sconfitti. Purtroppo il clima elettorale non si è ancora spento. Viviamo ancora i postumi di una condizione che ho definito di supereccitazione. È un clima che non giova all'azione di governo. Vorrei chiarire meglio su questo punto. I miei rapporti personali sono buoni, sono ottimi con tutti i miei ministri e anche con i miei vicepresidenti, ci sentiamo spesso e li ho sentiti più volte. Lavorare però nell'interesse esclusivo del Paese, rimando a quel giuramento, significa qualcosa di più che avere buoni rapporti personali. Significa predisporsi ad abbracciare un orizzonte temporale ben più ampio e un atteggiamento realmente costruttivo. Il mio motto, lo sapete, è sobri nelle parole, operosi nelle azioni. Se continuiamo a indugiare nelle polemiche a mezzo stampa, nelle provocazioni coltivate per mezzo di velini quotidiani, nelle freddure sparate a mezzo social, non possiamo lavorare. Le logomachie, questo eccesso di verbosità, questi perenni, costanti conflitti comunicativi inevitabilmente pregiudicano la concentrazione sul lavoro. La fase 2 richiede un'azione di governo ancora più determinata e risoluta, se mi permettete, della fase 1. Dobbiamo offrire risposte adeguate e concrete al mondo dell'impresa e del lavoro, ai nostri giovani. Sono
numerose, e ne sono sinceramente grato, le attestazioni di fiducia, i segni di incitamento che in questi giorni mi hanno fatto pervenire i nostri concittadini. Gli italiani ci chiedono di proseguire nell'azione di governo e per fare questo dobbiamo operare con serietà, con impegno costante, con la massima concentrazione. Io stesso posso fare e voglio impegnarmi, voglio fare di più per svolgere ancora più incisivamente il mio ruolo. Ma le polemiche sterili, le discussioni inutili, dobbiamo essere consapevoli, sottraggono energie preziose e distolgono dagli obiettivi di governo. Abbiamo un compito molto impegnativo. Dobbiamo preservare il patrimonio di fiducia, e qui mi rivolgo direttamente ai cittadini, di cui voi ci avete investito sin dal primo giorno. A voi tutti ho promesso che questo sarebbe stato il governo del cambiamento, e vi assicuro che sarà il governo del cambiamento sino all'ultimo giorno. Non posso essere certo della sua durata, non dipende solo da me, ma posso garantirvi che sino all'ultimo giorno, sino all'ultima ora, questo sarà il governo del cambiamento, per la chiarezza di intenti, per la trasparenza delle decisioni, per la determinazione con cui perseguiremo il bene comune e perseguiremo i vostri interessi. La premessa necessaria per agire in questa direzione è racchiusa in una formula chiave: leale collaborazione. Leale collaborazione tra le forze politiche, tra i parlamentari che compongono la maggioranza, tra i membri del governo. Leale collaborazione è un concetto giuridico, ma anche etico. Significa tante cose, che se facciamo una riunione politica e prendiamo una decisione, poi non dobbiamo cambiarla in modo arbitrario. Che se sopravviene un ripensamento dobbiamo informare di questo i colleghi e chiedere ai colleghi di governo e chiedere una nuova riunione. Leale collaborazione significa anche che ciascun ministro si concentra sulla propria materia di competenza senza prevaricare e invadere sfere che non gli competono, onde evitare delegittimazioni e sovrapposizioni suscettibili di compromettere in prospettiva la credibilità dell'intero esecutivo. Leale collaborazione significa che se si hanno delle questioni politiche di qualsiasi tipo da sollevare, lo si fa rispettando la grammatica istituzionale, quindi parlando in modo chiaro di queste questioni al Presidente del Consiglio e alle altre forze che compongono la maggioranza e non lanciando segnali ambigui sui giornali. Leale collaborazione significa ancora, e faccio un ulteriore esempio, che se il Ministro dell'Economia e il Presidente del Consiglio stanno interloquendo con le istituzioni europee per perseguire un obiettivo fondamentale per il sistema Paese, quello di evitare una procedura di infrazione che ci farebbe molto male, le due forze politiche non intervengono ad alterare questa delicata interlocuzione, riducendola a ulteriore terreno di provocazioni e di rivendicazioni polemiche. Insomma, leale collaborazione significa queste e tante altre cose, tutte evidenti, solo che si voglia davvero proseguire lungo la strada del governo del cambiamento, che se mi permettete altro non è che la strada della buona politica che i cittadini invocano da anni. Chiedo quindi a entrambe le forze politiche, e in particolare mi rivolgo ai rispettivi leader, che rivestono un ruolo primario, non dimentichiamolo, anche nella compagine di governo, di operare una chiara scelta e di dirci se hanno intenzione di proseguire nello spirito del contratto stipulato, con l'obiettivo di porre in essere le azioni per la realizzazione dei suoi contenuti, compresi gli ulteriori temi, alcuni dei quali li ho riassunti poco prima nell'interesse del Paese, ovvero se preferiscono riconsiderare questa posizione, semmai perché coltivano la speranza di una prova elettorale che valga a consolidare la propria posizione o anche, dall'altro lato, a riscattare una sconfitta. Io personalmente resto disponibile a lavorare con la massima determinazione per continuare in un percorso riformatore che al termine naturale della legislatura potrà consegnare a noi stessi e ai nostri figli un'Italia migliore, non solo più giusta, più equa, più inclusiva,
ma anche più efficiente, più moderna, più competitiva, più attraente per gli stessi investitori. Non posso compiere questa scelta da solo. Le forze politiche che detengono la maggioranza in entrambe le Camere devono essere pienamente consapevoli di questo loro compito, delle loro rispettive responsabilità. Certamente, qui voglio essere chiaro con tutti i cittadini, con tutti, non mi presterò in nessun modo a vivacchiare o a galleggiare a solo fine di protrarre la mia permanenza qui in questo palazzo, Palazzo Chigi. Se non ci fosse una chiara assunzione di responsabilità, come da me richiesto, e attenzione, e se i comportamenti non fossero coerenti e conseguenti, molto semplicemente, con la trasparenza, con la lealtà a cui ho cercato sempre di informare la mia azione e nel rispetto delle procedure costituzionali, rimetterò il mandato nelle mani del Presidente della Repubblica, al quale, peraltro, colgo qui l'occasione per rinnovare la mia profonda stima e anche il mio sentimento di gratitudine per il sostegno e per i consigli di cui mi ha sempre voluto onorare fin dall'inizio del mio mandato. È dunque compito delle forze politiche, a questo punto, decidere. Chiedo una risposta chiara, inequivoca e anche rapida, se mi permettete, perché il Paese non può attendere. Grazie. Buonasera Presidente, lei ha parlato di riforma. Buonasera Presidente, lei ha parlato della riforma del fisco. Ecco, in quest'ambito come si pone sulla flat tax? Cioè può dirci esattamente quando si farà? Grazie. Ti ho parlato anche in questo discorso. La flat tax è un tassello importante del contratto. Il contratto di governo e anche ovviamente la nostra azione riformatrice, anzi io previsco ragionare, come avete visto e sentito, di una più complessiva e organica riforma del fisco, perché la rimodulazione delle aliquote secondo me deve inserirsi in un percorso riformatore più complessivo in cui dobbiamo mirare a realizzare un'alleanza virtuosa tra contribuenti e amministrazione finanziaria. Dobbiamo perseguire anche una giustizia più efficiente tributaria. In questo momento stiamo lavorando, personalmente sto lavorando, sto coordinando un tavolo col Ministro Bonafede per una giustizia tributaria più rapida ed efficiente. E un ulteriore tassello è sicuramente elaborare e perseguire strumenti di contrasto dell'evasione sempre più efficienti. Quindi da questo punto di vista lavoreremo senz'altro anche a quella che lei chiama la flat tax, che ormai nell'opinione, nel dibattito corrente è definita flat tax. È una riforma organica del fisco, il Paese ne ha bisogno, la attende da anni. Presidente, buonasera. Lei praticamente ha chiesto ai due vice premier, diciamo, una risposta rapida, qualora non l'avesse o non la convincesse, o comunque questa risposta lei ne parlerà col Presidente della Repubblica e trarrete insieme le conclusioni. Le chiedo questo, quindi se sarà una valutazione che farà col Presidente della Repubblica e se pensa anche che ovviamente quello che succede sui mercati, anche quello che dirà l'Europa dopodomani, potrà influire sulla necessità che comunque il suo governo vada avanti per, se non altro, mettere in sicurezza i conti del Paese. Guardi, tutti i problemi, anche quelli più spinosi, si possono affrontare. Lei sta facendo riferimento al potenziale rischio di una procedura di infrazione. Come sapete l'abbiamo scongiurato ed è stato molto difficile, vi assicuro, anche a dicembre. Il problema è clima di coesione, forte condivisione. In un clima invece in cui non ricorrono queste premesse, questi presupposti, difficilmente si possono affrontare sfide così complesse e delicate con probabilità alta di successo. Presidente, buonasera. Buonasera. Le chiedo, rapida quanto questa risposta? Perché c'è un timing
da mettere in funzione qualora questa risposta fosse negativa. Lei quanto è disposto ad aspettare le risposte e le azioni da parte di Movimento 5 Stelle Lega? Grazie. Guardi, non vorrei, ognuno interpreterà le mie parole ovviamente, io non le interpreto come una diffida ad tempus, come fa il creditore nei confronti del suo debitore dando 5 giorni, 4 giorni o 7, non è questo il senso. La chiarezza di intenti, la determinazione dei risultati, la volontà di superare un clima da campagna elettorale, insomma, si vedrà nei prossimi giorni. Certo, è anche giusto che si sedimenti un po' questo clima conflittuale, oggettivamente conflittuale. Possiamo attendere ancora un po' di tempo, uno spazio temporale, ma ripeto, io ho fatto un elenco di misure e il Paese non può attendere a lungo. Adesso non mi faccia dire una data, ma è chiaro che insomma lo vedremo ben presto. Buonasera Presidente, buonasera. La scelta di fare questa conferenza stampa e di fare una domanda così importante, una richiesta di fiducia ai suoi 2 vice premier, è già un segnale dei rapporti che evidentemente questa richiesta di chiarimento significa che personalmente questa cosa non è avvenuta. Lei ha detto non posso continuare da solo, si è sentito solo in queste ultime settimane, mesi nel portare avanti appunto il governo del cambiamento, il contratto eccetera? No, guardi, l'ho anche precisato, non è questione di rapporti personali. Anche in questi giorni noi ci sentiamo, io mi sento con i vicepresidenti. Il problema, lei comprende, è un problema di forze di maggioranza, di spirito di coesione, di spirito di condivisione. Se non recuperiamo lo spirito del primo anno è un po' difficile operare, perché obiettivamente, io l'ho anche detto molto sinceramente, ho sbagliato valutazione. Quando rilascio delle interviste, di solito avete visto, ne rilascio poche, e quando parlo sono convinto di quello che dico. Avevo anticipato in qualche intervista, non ricordo, che non credevo che il clima elettorale avrebbe alterato lo spirito di questa esperienza di governo. Invece devo ammettere, ma forse sono stato ingenuo io a pensarlo, che dopo tante tornate elettorali così serrate l'una dopo l'altra, e da ultima quella europea, beh, insomma, ci hanno distratto dall'impegno di governo, dagli obiettivi di governo. Quindi bisogna recuperare lo spirito per andare avanti. Buonasera Presidente. Buonasera. Lei, aprendo questa conferenza stampa, ha dichiarato di non essere un esponente del Movimento 5 Stelle, lo ha sottolineato all'inizio, e che non è stato chiamato per quello. È uno smarcamento di ora, perché comunque lei fa parte, non si sente più del Movimento 5 Stelle, è una domanda che le faccio, e anche se la leggo al tema della TAV, perché proprio sulla TAV dalla Lega le è stato rimproverato in conferenza stampa di aver preso una posizione contro la TAV molto netta, dopo l'analisi costi-benefici, dopo tutti gli scontri, e quindi molto Movimento 5 Stelle. Cambia qualcosa nella sua posizione se il governo, se dovesse avere delle risposte positive da Salvini e Di Maio? Ma guardi, io sono stato sempre molto trasparente, addirittura ho raccontato il fatto che quando sono stato designato dal Movimento 5 Stelle mi è stata chiesta la disponibilità a far parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, io ho dichiarato loro che non li avevo votati. E quindi quando sono stato designato per quell'incarico, anzi una delle ragioni per cui ho accettato è che mi è stato detto «Professore, ma a noi ci va bene la sua indipendenza, noi non chiediamo, non la mandiamo lì perché la mandiamo con un mandato ben preciso». Questo è una delle ragioni che mi ha fatto apprezzare il Movimento 5 Stelle, e l'ho dichiarato pubblicamente. Negli anni del mandato, in quella consigliatura, io non ho ricevuto una telefonata da Di Maio, una telefonata da Bonafede, che erano i due che avevo esponenti che avevo conosciuto, Bonafede un po' di più perché era assistente di un altro professore a Firenze, quindi lo conoscevo un po' meglio. Di Maio l'avrò incontrato un paio di volte. Non ho mai ricevuto una telefonata che mi potesse mettere in imbarazzo. Anzi, visto che stiamo qui ai dettagli, sono stato io a un certo punto che ho avvertito l'esigenza alla forza politica che mi aveva designato.
Scusate, vi vorrei raccontare che cosa sto facendo nel Consiglio della Giustizia Amministrativa. Ho chiesto io un incontro, ho incontrato tutti i parlamentari del Movimento 5 Stelle, sono entrato alle 7 di sera per raccontare un poco cos'era la giustizia amministrativa, quali erano i nodi più complessi. Con molta meraviglia ne sono uscito alle 11 di sera con persone che ancora mi facevano domande ed erano interessatissime. Quindi da questo presupposto è nata la mia disponibilità durante la campagna elettorale a rendermi appunto disponibile per il posto di ministro della funzione pubblica. È stato detto con un'espressione un po', diciamo, cacofonica, sburocratizzazione. Ma anche lì non ho mai giurato fedeltà, né mi è stata chiesta nessuna attestazione di fedeltà. Ho prestato quella disponibilità perché ho ritenuto che fosse un movimento che interpretasse il cambiamento, un movimento sano, e l'ho fatto in una posizione di indipendente. Io non mi sono mai iscritto al Movimento 5 Stelle. Arriviamo quindi all'insediamento del governo. Quando c'è stato un impasse e mi è stato a un certo punto, per congiunzioni astrali, per casi fortuiti della vita, mi è stata chiesta questa disponibilità. Nessuno mi ha detto: noi ti designiamo, ma tu sei il nostro rappresentante, devi fare quello che diciamo noi. Mai mi è stato chiesto e mai avrei accettato. Le ho richiamato il giuramento di fedeltà che ho prestato. Quindi se poi qualcuno, ma legittimamente, ha interesse a dirmi tu sei, hai quella targa o quell'altra, lo facciano pure. Io l'importante è che sia a posto con la mia coscienza. Ma è inevitabile, guardi, quando c'è un'esperienza di governo, che ci sono stati dei momenti in cui, se dobbiamo dircela tutta, gli esponenti del Movimento 5 Stelle, so per certo, anche se sono stati, come dire, molto corretti, molto sobri nell'esporlo, che sono rimasti dispiaciuti per tante decisioni che ho preso. Se lei potesse partecipare ai tavoli di lavoro, e di vertici li abbiamo fatti tantissimo, sono stati tanti passaggi significativi in cui, dopo aver sentito l'esposizione dell'una e dell'altra posizione, io ho optato per l'uno o per l'altra, indipendentemente dal colore politico. Per me, quando ci sediamo a un tavolo, conta l'interesse dei cittadini, la forza delle argomentazioni, la plausibilità delle soluzioni. Guardi, ho una certa età, arrivata a questa età non cambio, ha capito, se uno per 50 anni è abituato a vivere in un certo modo. La TAV, allora affrontiamo il problema della TAV, visto che è stato un argomento che ha tanto diviso le due forze politiche. Cerchiamo di intenderci su questo, perché se poi non ci intendiamo su questo è inutile che ci diamo prospettive. Sulla TAV, io l'ho detto dall'inizio, c'è un contratto di governo, giusto? Allora, parto da quel contratto di governo, io l'ho letto attentamente. Se non fossi stato d'accordo anche su questo punto, avrei chiesto che fosse cambiato o non avrei accettato l'incarico di governo. Detto questo, quello è il mio faro. Poi c'è un metodo di lavoro. Non ci si sveglia oggi e si dice si fa così o si fa così. Soprattutto quando a tutti i cittadini si è detto perseguiremo in accordo col contratto un metodo. È il metodo dell'analisi costi-benefici. Allora non è che per mesi si attende questo lavoro e poi non lo si contesta nel metodo e poi alla fine dice no, bisogna farlo appunto, così non funziona. Io, in assoluta trasparenza, ho dato la possibilità a tutte le forze politiche, perché avevo letto anche, c'è un dibattito sui giornali, come quando col calcio tutti diventano allenatori, tutti sono diventati esperti, ingegneri e architetti in Italia, no? Quando è stata pubblicata l'analisi costi-benefici. E qualche dubbio è stato instillato anche in me, che quell'analisi costi-benefici fosse molto debole in qualche passaggio. Siamo stati una notte intera, con fior di consulenti dell'una e dell'altra parte. A quel punto lì, la prova di resistenza, quella analisi costi-benefici, l'ha retta. Ergo, qual è il passaggio successivo? Con piena trasparenza mi sono presentato in conferenza stampa e ho detto, signori, questa analisi costi-benefici... Ci sono degli elementi di disturbo. Questa analisi costi-benefici evidentemente non la possiamo accantonare dicendo non ci piace. Dopodiché ho detto, a questo punto inizia un'interlocuzione. Siccome non è
c'è un accordo, ci sono delle leggi del Parlamento, dei trattati internazionali, molto responsabilmente ho avviato un percorso di interlocuzione, ho parlato col Presidente Macron e poi ho rimandato il mio Ministro delle Infrastrutture a un colloquio col Ministro francese per condividere i risultati di quell'analisi costi-benefici. Dopodiché un altro passaggio ci sarà a breve con il Ministro, con la Commissione europea. All'esito di queste interlocuzioni trarremo le fila, però io lo dico perché con i cittadini italiani non li prendo in giro. Se c'è una possibilità, come mi impone il contratto, di rivedere una infrastruttura che ho dichiarato molto trasparentemente, se dovessi io deciderla oggi, allo stato delle cose non la farei, non la trovo conveniente. Però attenzione, io mi ritrovo in fase di attuazione di un percorso e quindi o riesco a trovare un'intesa interlocutore con Francia e la Commissione, oppure il percorso è bello e segnato. Buonasera Presidente, le volevo chiedere una cosa, in caso le risposte non arrivino dagli altri vice premier o non, dai vice premier o non siano le loro azioni conseguenti, come ha detto lei, se cadesse il governo sarebbe disposto a guidare una lista Conte oppure a rivestire un ruolo più politico all'interno del Movimento 5 Stelle? Se ancora è libero sarei disposto ad allenare la Roma, se il posto c'è. Presidente, torno un momento indietro all'interlocuzione con l'Europa sui conti. Lei teme l'arrivo di una richiesta di correzione dei conti e se la procedura di infrazione, come ci auguriamo, non dovesse essere raccomandata, conta di poter interloquire, contare sulla flessibilità di Bruxelles, visto che parliamo di una manovra complessa che parte da 35 miliardi? Aggiungo un'altra domanda più politica, visto che lei stesso ha riconosciuto il ribaltamento dei rapporti di forza all'interno del governo. Pensa che il tema del rimpasto sarà oggetto di confronto e si renderà necessario anche per proseguire con più fluidità nel percorso di governo? Allora, per quanto riguarda l'interlocuzione con l'Europa, le dico non per, come dire, essere troppo disinvolto, ma non temo niente e nessuno, per attitudine temperamentale, perché rappresento un paese magnifico, un paese fondatore dell'Europa, la seconda azienda manifatturiera dell'Europa, il terzo paese dell'Eurozona, un paese che ha saldi fondamenti economici. Però rispetto le interlocuzioni europee e farò il massimo per interloquire con loro, tutelando gli interessi dei cittadini italiani. Sono abituato, se sorgono i problemi li affronto, se non ci sono non li creo anticipatamente. Quindi vedremo a tempo debito che sarà. La seconda domanda era? Ripasso, guardi, il ripasso non è una domanda che deve fare a me. A me non è giunta sul tavolo nessuna richiesta di rimpasto. Come ho detto anche, la leale collaborazione, un concetto che ho declinato con vari esempi, comprende anche che se ci sono delle richieste, ho detto politiche, di qualsiasi natura, mi vengano richieste, non sui giornali, direttamente. Salvatore Gulisano, Piazza Pulita, La 7. Presidente, lei ha usato delle parole... Vuole fare la domanda sulla Merkel, lei? Se vuole glielo chiedo. Io mi ricordo che quando parlò con la cancelliera Merkel... Lui è quella della... Dica, Presidente. Dica, faccia la domanda. Quando parlò con la... se vuole, ricordando diciamo quell'episodio, quando parlò con la cancelliera Merkel a Davos, a proposito, lei disse: quando io dico basta, i miei due vice premier smettono di litigare. Ecco, lei quei basta li diceva in privato a quei tempi, immagino. Se ha dovuto dire basta e quindi ha dovuto dare questo ultimatum ai suoi due vice premier oggi qui pubblicamente, vuol dire che la situazione rispetto ad allora è cambiata. E la domanda che invece che le volevo fare oltre a questa è: lei ha detto che non ci dà una data, non ce la può dare, però possiamo dire che entro questa settimana si aspetta una risposta, un segnale concreto dai suoi due vice premier, dato che entro la settimana c'è una risposta importante che aspettiamo dall'Europa e i mercati sono in fibrillazione in questi ultimi giorni? Guardate, non vorrei che fosse perso di vista un aspetto, cioè
Io rispetto profondamente le forze di maggioranza, i travagli, le esaltazioni, i travagli che ci sono nell'una e nell'altra, perché insomma un risultato elettorale che da un lato premia notevolmente l'una forza e dall'altro ovviamente penalizza l'altra, non sono cose, diciamo, così semplici. Quindi mi rendo perfettamente conto che occorre, tanto più che c'è stata una campagna così aspra, così intensa, anche conflittuale, occorre un po' di tempo. Quindi il problema non è la disponibilità ad attendere, il problema è che si pervenga a una situazione di chiarezza. Questo vale innanzitutto per ciascuna forza parlamentare. Io non escludo che ci sia un travaglio interno e all'interno di ciascuna forza parlamentare, ovviamente non sto lì a rincorrere voci, a informarmi in dettaglio, ma lo vedete anche voi dai giornali che scrivete, c'è, immagino, un travaglio interno in cui ci possono essere, come dire, delle situazioni in questo momento anche da approfondire internamente. Quindi che si faccia il giusto percorso. E questa è la dialettica, i partiti sono parte integrante del nostro sistema democratico. Quindi che facciano il loro percorso interno. Però quello che a me preoccupa e che preme più che preoccupare è che si arrivi poi a un punto in cui, una volta che ci si chiarisca internamente la situazione, poi si assumano conseguentemente i comportamenti. Ecco, il Paese non può concedersi incertezze. Il programma che noi abbiamo è un programma davvero impegnativo, è un programma che mi motiva tantissimo, ma richiede una grande concentrazione e forza di lavoro. Questa non è una domanda, lei mi prende una battuta, grazie, prego. La campagna elettorale, le ho detto più volte, c'è stata una campagna elettorale di mezzo, anzi tante altre campagne elettorali. Eccomi. Comunque una domanda dalla Germania più che altro. In questi giorni, questo ultimo mese soprattutto, c'erano tantissime delegazioni tedesche in Sicilia. Si sono recate in vari luoghi, soprattutto a Palermo, per informarsi sulle politiche di immigrazione. Perché tutti oggi stesso c'è il vescovo capo della Chiesa Luterana in Sicilia. Tutti molto preoccupati sulla politica di immigrazione, perché è davanti a noi l'estate ed è molto probabile che ci siano molti morti nel Mar Mediterraneo. Voi manterrete la linea dura di Salvini? Guardi, la nostra politica sull'immigrazione non è la linea dura di Salvini, è la linea del governo, una linea che io definirei di maggiore rigore, sicuramente di maggiore rigore rispetto al passato. Lei che segue ovviamente il suo paese avrà colto che sin dal primo momento in cui ho partecipato al primo Consiglio europeo ho portato una piattaforma molto articolata che riassume tutta la nostra politica, che non è la politica che riguarda soltanto lo sbarco, quello è un tassello di un problema molto più complesso. Il problema riguarda e può essere riassunto come, più esattamente, regolazione e gestione dei flussi migratori. In questo c'è tanto. Ci sono le politiche con, e quindi la cooperazione con i paesi dove originano i flussi migratori. Con i paesi di transito c'è il problema di contrastare i trafficanti, che è assolutamente un problema fondamentale, perché sono loro a porre a rischio l'incolumità dei migranti, per cui ovviamente tutti vorremmo, come dire, la massima tutela dei diritti. E nello stesso tempo poi c'è sicuramente anche lo sbarco, ci sono le politiche interne, migrazione, i rimpatri, come ho detto, per coloro che non hanno diritto a permanere sul nostro territorio, c'è la politica di condivisione europea, redistribuzione. Per quanto riguarda la Germania e la sensibilità del suo paese, c'è anche il problema dei movimenti secondari. Dobbiamo affrontarli tutti. Se isoliamo un tassello non comprendiamo o non vogliamo comprendere la politica del nostro Paese, che è molto più articolata. Noi ad esempio consentiamo e preferiamo la politica dei corridoi umanitari,
se devono venire, perché il corridoio umanitario consente, come abbiamo già fatto in varie occasioni, di tutelare più efficacemente chi ha diritto alla protezione internazionale. Chi non ha diritto alla protezione internazionale, perché consentirgli cadere preda di trafficanti? Perché consentirgli subire semmai torture, essere depredato delle poche risorse finanziarie che riesce a racimolare? Perché consentirgli di mettere a rischio la sua incolumità per avventurarsi nel Mar Mediterraneo su dei barconi di fortuna? Grazie. Allora, guardi, non le permetto grande di dire che il governo italiano ha causato la morte di nessuno in mare. Noi siamo sempre intervenuti, abbiamo sempre salvato chi stava in difficoltà. Quindi se questa gliela respingo perché è inaccettabile. E va bene, allora ci siamo intesi. Perché non è ancora arrivato in aula? Il decreto volevo sapere, questo decreto... Questa sera ci sarà una riunione. Buonasera, Claudia Fusani, Tiscali News. Prego. Volevo sapere, questi decreti così importanti approvati dal Consiglio dei Ministri ormai un mese e mezzo fa, sono quasi in scadenza, perché non sono ancora arrivati in aula, visto che lei auspica in maniera così chiara che ci sia un punto per ripartire? Se non si riparte da lì... Questa sera... E poi il Consiglio dei Ministri, se ci sarà, posso... venerdì. Allora ci possiamo vedere, grazie.